Coppola Antonino, Russo Maria, Aversa Marcello, De Maio Ester, Fatto Russo Corrado, Gnarra Pietro assente, Massellone Rosa, Masturzo Ottavio, presente. Coppola Giuseppe, presente. Terminiello Maria Rosaria, presente. Esposito Pasquale assente, Massattilio assente. Presenti 11, 10 con più il sindaco. No, scusa. Sì. 9 con più il sindaco, 10 presenti, si può dichiarare aperta la seduta. Quindi alle ore 15:10 diamo inizio alla seduta. All'ordine del giorno abbiamo un unico punto, approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2023 ai sensi dell'articolo 11 bis del decreto legislativo 118/2011 dell'articolo 151,8 del decreto legislativo 267 del 2000. Passiamo la parola all'assessore al bilancio che ci illustra il bilancio consolidato. Dal 2015 il bilancio consolidato è diventato obbligatorio anche per il nostro ente. Poi, il presente bilancio consolidato fa riferimento all'esercizio finanziario 2023 ed è stato predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento. Il documento che presentiamo per l'approvazione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria, patrimoniale e il risultato economico della complessa attività svolta dall'ente comunale attraverso gli enti strumentali e le società partecipate. Il metodo utilizzato per il consolidamento è il metodo proporzionale, ovvero l'importo da comprendere nel consolidato, nel bilancio consolidato, è fatto in modo proporzionale alla quota di partecipazione, facendo riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati. Nella relazione, troverete due situazioni tipiche del bilancio di consolidamento, delle operazioni del bilancio di consolidamento, che sono il gruppo amministrazione pubblica e il perimetro di consolidamento. Il gruppo di solito ha una composizione più ampia rispetto al perimetro del consolidamento, in quanto nel perimetro non vengono compresi i casi di irrilevanza. Irrilevante, quali sono quei bilanci irrilevanti? Quelli che presentano per i tre parametri, quindi il totale dell'attivo, il patrimonio netto e il totale dei ricavi caratteristici un'incidenza inferiore al 3%, quindi vengono considerati enti non, bilanci non rilevanti e quindi esclusi dal GAP e quindi esclusi dal perimetro. Le società del perimetro che noi abbiamo consolidato non hanno in corso strumenti derivati. Per me queste sono le situazioni più importanti che bisogna analizzare prima di una lettura del bilancio consolidato. Non lo so, voi avete avuto modo di leggerlo? No? Perché così noi possiamo procedere pure all'approvazione del bilancio consolidato. Poi se c'è qualche punto che vogliamo vedere, tipo delle operazioni avvenute, questa parte qui mi piaceva molto. Le operazioni infragruppo che sono avvenute, possiamo procedere a leggercele pure a una maggiore analisi tramite il ragionamento. Non lo so. No, più che altro capire le società che abbiamo partecipazione, altre cose, come stanno, che ci hanno chiesto. Sono tutte allora, quelle lì che non vengono inserite nella... Vabbè, una cosa veloce, capire sì. Che cosa ci hanno chiesto nel 2023 come importi. Sì. Esatto, che sarebbe Arips e qualche altra società. Consortile, l'ente d'ambito ATO 3,
Asmenet, sì, che è una società che praticamente è, non è operativa, è una società consortile che dà dei servizi di software, però in effetti non abbiamo né costi né ricavi, solo una piccola partecipazione. No. E abbiamo l'ente d'ambito sarnese vesuviano ATO 3 e l'associazione, sì, Asmenet. Poi c'è il consorzio Area Marina Protetta, che purtroppo non erano ancora pronti i dati di bilancio, quindi non sono rientrati per questo motivo nel perimetro del consolidamento, come anche l'ATO 3 non aveva trasmesso i dati per il bilancio, quindi nel consolidamento che è stato fatto sono state escluse queste due società. Per capire più o meno i trasferimenti che ci sono stati dal Comune a questi enti nel 2023, più o meno che importo? Al limite seguire per Arip sta in liquidazione, al limite quando prima si riesce a portare questo termine, io vi invito a leggerla tutta la cronostoria dell'Arip, perché è abbastanza complessa. Mariano, ce la vuoi un po' indicare? L'Arip tu sei vita. La più no, però è sono enti che si portano avanti, che attingono solo fondi dai comuni, però non producono niente. Allora capire che importo è stato trasferito comune a questi enti e basta, solo questa la domanda. Gioco di l'ente in liquidazione non è stato trasferito. Mariano, più o meno che ci abbiamo. Sì, e poi sì, per l'azienda speciale c'è, cioè quella compensazione crediti e debiti. Sì, ma approssimativo, non è, vogliamo andare. Allora, l'ARIPS noi non abbiamo dato nessuna somma nel 2023, né loro ci hanno trasferito nulla. Quindi è stato soltanto riportato, sono stati riportati i dati sia del conto economico che dello stato patrimoniale, e dopo le scritture di eliminazione di crediti che loro dicono di vantare nei nostri confronti, per i quali ci sono dei procedimenti in corso e quindi noi li abbiamo stralciati dalle operazioni, abbiamo solo preso la quota parte del patrimonio netto e l'abbiamo, diciamo, messa sul nostro patrimonio netto. Mentre per quanto riguarda l'azienda speciale dei servizi alle persone, là ci sono stati delle operazioni delle operazioni contabili tra noi e loro. In effetti noi diamo un trasferimento di 550.000 euro all'anno per l'espletamento di tutti i servizi sociali da parte dell'azienda. L'azienda ci restituisce una parte di fondi che sono trasferimenti che arrivano da altri enti, oppure fondi che in minima parte non vengono utilizzati, quindi noi provvediamo a riconciliare le scritture attraverso l'eliminazione dei costi da parte nostra e dei ricavi da parte dell'azienda. Dall'altro lato eliminiamo i costi dell'azienda che ci vengono trasferiti a noi e i nostri ricavi. Poi noi nel nostro stato patrimoniale comunque mettiamo la quota di patrimonio netto di nostra competenza, facciamo la riconciliazione tra quella che è la quota effettiva del patrimonio netto, e se c'è da fare qualche scrittura di rettifica per differenza di consolidamento la facciamo. Consente di ottenere delle penalità sui servizi? No. No, in questa fase l'ente d'ambito consente di accedere a finanziamenti regionali che diversamente l'ente da solo non potrebbe. Ma l'azienda dei servizi alle persone? Il vantaggio di espletare il servizio tramite l'azienda è che tramite l'azienda, questa è un po' la funzione del 2008 quando è nata, per cui i comuni si consociarono per gestire i servizi, e che questo meccanismo di associazione consente di accedere a dei servizi con delle premialità che diversamente il comune da solo non potrebbe assicurare. Mentre per quanto riguarda le altre società, che poi noi abbiamo una minima percentuale di partecipazione, sì, noi le abbiamo inserite nel consolidato perché loro hanno dei dati abbastanza alti che superano il 3% del raffronto con il nostro bilancio, però noi non abbiamo nessuna esposizione debitoria, creditoria, né di trasferimenti di somme nei confronti né dell'ambito sarnese vesuviano né dell'ambito lato Napoli 3, qua l'ASMENET, non ci sono assolutamente trasferimenti. Va benissimo, la mia domanda era solo quella là, che se il comune domani può avere X richieste per le partecipazioni, date che no, non ci sta niente. No. Va benissimo, grazie. No, prego. Dobbiamo, in merito a quello che diceva il consigliere Coppola, dobbiamo sicuramente monitorare l'ARIPS, perché essendo in liquidazione ho visto che c'è una perdita che quest'anno, e quindi da là potrebbe derivare qualche situazione
un po' più critica, anche se le vedi. Sì, c'è una credito che è oggetto di contenzioso, c'è un credito che può... Però oltre a quello poi c'è anche il risultato proprio patrimoniale, che la gestione ha una lieve perdita, mi pare di 16.000 euro se ricordo bene, che quindi si possono accumulare, queste dobbiamo monitorare, forse prendere anche qualche decisione nel prossimo futuro. Se non ci sta nessun altro intervento, allora visto ovviamente il parere favorevole del revisore contabile, il parere di regolarità tecnica e contabile emessi dal responsabile servizio finanziario dottor Mariano Aversa, visto quindi il bilancio consolidato, l'allegato B conto economico consolidato, l'allegato C stato patrimoniale consolidato e l'allegato D nota integrativa al bilancio consolidato, possiamo passare alla votazione e all'approvazione del bilancio consolidato. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? Con 8 voti favorevoli, 2 astenuti, nessun contrario, si delibera di approvare il bilancio consolidato dell'anno 2023 del Comune di Sant'Agnello con relativi allegati e di dare mandato al responsabile del procedimento, dottor Mariano Aversa, di provvedere all'esecutività del presente provvedimento ed entro 30 giorni a trasmettere alla banca dati delle pubbliche amministrazioni il presente bilancio, comprensivo di tutti gli allegati. Passiamo adesso alla votazione per l'immediata esecutività. Voti favorevoli? 8 voti favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? Quindi con 8 voti favorevoli e 2 astenuti, 0 contrari, si delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del DLGS 267 del 2000. Se non ci sono altri interventi, alle ore 15:23 possiamo dichiarare chiusa la seduta.